Ehi boys, qui è FortuneGamer che parla e benvenuti in un nuovo video. Oggi su Fortnite ragazzi scopriremo i nuovi dinosauri, i Columbus, che sono stati aggiunti di recente. Faremo diversi esperimenti con loro, li porteremo un po' al limite, quindi mi raccomando guardate il video fino alla fine. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, altrimenti perderete tutti i prossimi video che arriveranno. Ma c'ho un annuncio importantissimo da farvi oggi. Ho finalmente aperto il mio secondo canale, Lucas Mele. Ebbene sì ragazzi, lo vociferavo in realtà da un bel po' di tempo e finalmente l'ho fatto. È un canale piuttosto personale perché parlerò di argomenti di cui su YouTube qui non ho mai parlato, tra cui i miei studi, i miei investimenti in cripto, NFTs e simili, allenamenti in palestra. Quindi se volete iscrivervi, link in descrizione. Ma ora possiamo finalmente startare con il video. Allora ragazzi, per vedere effettivamente se ciò che andremo a fare sarà possibile o oppure no, sono venuto un attimo al Daily Bugle per prendere un po' di cose, tra cui armi, scudi e cose di questo tipo, per poi raggiungere il nostro obiettivo che si trova tipo qua, più o meno, indicativamente parlando. Quindi prenderemo un buon set, perché tanto qui al Daily Bugle ora possiamo, dato che tutta la gente sta a pinnacoli palesemente. E una volta fatto prenderemo i spararagnatele, quindi faremo questo per ora. Tanto più o meno so dove andare a cercare. Teoricamente dovrebbe essere tipo qui, spararagnatele. Ok, siamo stati abbastanza fortunati. Ma c'è un tizio? Ok, va bene. Bro, non farò ulteriori domande. Credo che mi limiterò ad andarmene e a farti complimenti. Più o meno. Ok, ora andiamo dal nostro carissimo dinosauretto. Ok, lo sento. È vicinissimo. Sento un casino incredibile. Dovrebbe stare tipo da queste parti. Oddio, eccolo! L'abbiamo trovato, ragazzi. Ok. Beh, guarda che c'è gente vicino. Dite che sia meglio eliminarla? Non vorrei che ci desse fastidio mentre... Mamma mia, sei inquietante, caro mio. Che sta a fa? Ah, sta assorbendo cose... Giusto, perché lui può assorbire gli oggetti che gli vengono dati o che comunque trova per strada per darci altri oggetti. Però in realtà ha assorbito... Ah no, ok, questo sta ancora qui. Pensavo avesse assorbito questo per darci un medikit. Vabbè, GG man. Possiamo anche cavalcarlo se non sbaglio? Eh sì, possiamo. Non credo ci porterà a spasso, però sì, possiamo saltare gli ingrop. Oh, ora, stiamo un attimo calmi. Prima... Puoi fare anche questo? Va bene, grazie. Credo che ne approfitterò per eliminarlo prima di fare altri espiramenti col dinosauro, ma giusto perché ho paura che faremo una brutta finaccia se ci teniamo sta gente tipo qua. Poverino. Non la vedo molto forte sta gente, quindi... ok, mi è andata bene. A posto. Torniamo da lui. Vai Columbus, Columbo, Cristoforo, come ti chiami? È veramente carinissimo. Lo chiamerò Johnny. Oh, tra l'altro ci ha dato un altro shield keg. Ottimo. Ok, ne abbiamo due. Che è ottimo da questo punto di vista. Certo che stiamo pieni di gente in giro, eh. Vabbè. Voglio provare a dargli qualcosa di mio. Tipo che ne so. Prova a dargli proprio questo, dai. Vediamo cosa fa. Vediamo se lo assorbe. Ok, l'ho assorbito. E ci dà qualcosa in cambio? Niente? Serio? Ah no. Ci ha dato qualcosa. Che cos'è? Wow, una stinger. Vorrei vedere se in zona ci sono le bacche che si possono dare proprio al nostro carissimo Johnny per farlo, tipo, diventare nostro amico. Non so se ci aiuterà effettivamente, però voglio scoprirlo. Cioè, giochiamo un attimo con lui. Vediamo cosa ci porta a fare. Tra l'altro, questo è un piccolo sito dove c'è questo coso. Cosa fa? Begin scan? Utilizza questa trivella? Ah, e mi evidenzia... la roba che c'è sulla mappa. Quanta roba c'è? Ah, mi porta lì il dinosauro, il nostro carissimo Johnny. Cavolo, è proprio sgravata come cosa. Ah, finalmente le abbiamo trovate. Ok, me le levo e me le metto al posto dell'assalto, dai. Credo sia, diciamo, non una cosa intelligentissima, però proviamo. Ok, riprendiamo le nostre ragnatele e torniamo da Johnny, che dovrebbe essere tipo... Dov'è? Ah, ok. È lì. Diciamo che sì, effettivamente, è piuttosto evidente. Vieni qui, prenditi queste bacche. Sono tutte tue. Vai, prendi. Mangia, dammi qualcosa di interessante o tipo diventa mio amico, non lo so, però fai in modo di farle fruttare, ecco. I frutti, le fruttare, vabbè, avete capito. È diventato verde. Sono daltonico, ma sono piuttosto convinto che... Se lui... Sì,
Johnny, qualcosa di decente per piacere. Tra l'altro ridanno scudo alle sue bacche. Nulla? Veramente, Johnny? È così che hai intenzione di tradirmi? Mi stai tradendo, Johnny? Va bene, ok, Johnny. Allora, passiamo all'ultimo esperimento che volevo fare con te. Però mi allontanerò perché non so come puoi reagire. Ti sparerò. Riceve un solo danno? Siete seri? Wow, 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 wow. Johnny, possiamo parlarne? Johnny, possiamo parlarne? Non credo che Johnny ne vorrà parlare. Johnny, hai iniziato tu, eh? Hai iniziato tu, se posso dire. No, ragazzi, io non vedo che, diciamo, è eliminabile. Non mi sembra avere una vita. Ok, a questo punto, manovra evasiva da Spider-Man. Cavolo, credo di star andando su dei nemici, di starlo portandolo sui nemici. Povero Cristiano. Ok, mamma mia. Ok, no, ha cambiato direzione? Spero di sì, sinceramente. Sì, sì, c'è proprio un tizio che sta provando a spararlo, che sta a fa? Ah, che mi sta facendo cadere in realtà. Ok. Ok, è andata. Quasi quasi mi porto le sue Chug Splash e ce ne andiamo, dai, jump. Ok, allora Johnny, è stato un piacere e non so se la safety eliminerà, ma ho la vaga impressione di no. Salutiamo Johnny, ragazzi, e ne continuiamo la nostra partita. E quindi sì, non credo che questi dinosauri, questi Columbus che abbiamo qui, si possano effettivamente eliminare. Ah, si sono presi un loot. Un approf qui vicino. Lo vedo. Fermati, fermati. Perché? Mamma mia, questo fucile è ingestibile. Veramente ingestibile. Però, come ce l'ho io le ragnatele, credo ce l'abbia pure lui. Ok, andata. Credo che non cambierò il loot se non per gli spararagnatele, che credo che ogni volta che si elimina un nemico vengono resettati tipo a 80, non so perché. Con delle ragnatele nuove di zecca è un peccato non usarle. Ah, una cesta proprio così? Lì si stanno fightando. Lì sopra. Cavolo, ad arrivarci. Ci sono... c'è un altro con lo spararagnatele che mi sta seguendo. Ok, speriamo non si fermi per spararmi. Ciao, se riesce a killarmi veramente chapeau. Ok, non è riuscito. Ciao. Ok, è andata. C'ho pure la corona. Ah, un'idea. C'è uno di quei tipo UAV disponibili qui sotto. La zona mi dovrebbe essere tutta fatta sgamare insieme ai nemici. Wow. Ok, ok, stanno quei due che stanno fightando. E poi c'è quello soprattutto. Ok, va bene. Forse muore di tempesta, sapete? No, ragazzi, muore per tempesta, non ci credo. È veramente vinta così. Che cosa cringe. E vabbè, GG, vittoria reale. Tra l'altro la prima da quando è uscita Pinnacoli Pendenti. Quindi, dopo questa bruttissima vittoria, possiamo anche concludere qui il video. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina, altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno. E vi ricordo, tra l'altro, anche di iscrivervi al mio altro canale, Lucas Mele. Boys, per oggi è tutto, noi ci becchiamo alla prossima!